Benvenuti carissimi amici ad un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo country. Come dico sempre, non solo ballo e musica, ma anche storia, cultura, tradizione e spiritualità. Beh, devo dire che quest'estate è stata un'estate densa di eventi, di manifestazioni, di grandi incontri. Ho avuto l'opportunità di partecipare a manifestazioni davvero molto importanti che hanno lasciato tanta emozione, ma soprattutto incontrare tanti grandi personaggi, del mondo. Parlo di coreografi, parlo di ballerini e parlo anche di grandi artisti dei quali ho avuto l'opportunità di assistere ai loro live. Quindi sarà ciò che vi proporrò in queste puntate perché vorrei davvero condividere con voi l'emozione fortissima che ho provato io nel vivere questi eventi. Devo chiedere scusa anticipatamente per la mia mancanza di conoscenza appropriata della lingua. Ma devo dire che questo incespicare nel linguaggio da parte sia mia che del personaggio che ho intervistato ci ha in qualche modo resi più uniti, per cui alla fine di ogni intervista sono scappati dei meravigliosi sorrisi, degli abbracci fortissimi e dei grandi grazie. E io queste emozioni le voglio condividere con voi proprio in queste puntate. Partiamo da un evento molto grande che c'è stato nei pressi di Ravenna, al Bosca Ranch. Parlo dei Crazy Bulls and Friends, ha raggiunto il secondo anno, grandi coreografi, nomi internazionali presenti a questa 3 giorni di ballo e di musica, ma non solo, soprattutto di amicizia. E in questa kermesse di grandi coreografi ho avuto l'opportunità di intervistare, di conoscere personalmente, di intervistare questo grande nome che ha sempre echeggiato in questo mondo magico del country, ma non avevo mai avuto l'opportunità appunto di conoscere personalmente questa grande coreografa, questa grande artista che si chiama Virginie Barjou. Amatissima da tutti, seguita da tantissimi e come in ogni evento che si rispetti ha presentato un workshop insegnando una sua nuova coreografia e queste sono un po' le varie immagini che sono riuscita a strappare per tutti voi. Virginie Barjou da Crazy Bulls and Friends dal Bosca Ranch di Ravenna. Per sottolineare il fatto che chi dice che ci sono le coreografie country che sono facili da apprendere, vedete che ci sono dei livelli molto più avanzati. Poi devo dire che chi balla country sicuramente si mantiene in forma, perché questo è uno stile così saltato che devo dire che richiede tanta energia davvero. Bene, ovviamente l'abbiamo conosciuta di persona, mi sono presentata e ripeto, in un incespicare di lingua che poi ci ha reso più unite simpaticamente, ho avuto l'opportunità di conoscere meglio Virginie Barjou e questa è l'intervista.
Un caro saluto a tutti gli amici di Country Live TV e noi siamo qui al Crazy Bulls and Friends, seconda edizione al Bosca Ranch con una grande protagonista di questa giornata, appena finito il workshop, davvero incredibile, malgrado il caldo la pista era piena. Signori, per voi Virginie Bordeaux. Grazie mille, ciao a tutti. Alors Virginie, il a été très très amusant et très intéressant de te voir dans ton workshop. Combien de temps tu danses? Alors, je danse depuis à peu près 20 ans. Alors, danza da circa 20 anni. Ma tu es, ton début a été avec les country ou tu es parti avec d'autres musiques? Alors, je suis partie avec la country. Country music, parce que c'est une passion. Je suis passionnée de culture américaine. Et j'avais envie, un jour j'ai découvert qu'on pouvait danser la country en ligne grâce à un grand monsieur qui est arrivé en France dans les années 2000, qui s'appelait Robert Van Street. Il venait des États-Unis et il a importé la culture américaine et la danse country en France quand le Disney, Walt Disney a ouvert à Paris avec le Billy Bob's. Allora, praticamente è partita con la musica country, non è partita con nessun altro tipo di musica ed è stata da subito la sua passione. È partita in realtà con il country classico. E quando un uomo di una certa età americano, Robert Van Street, è arrivato in Francia quando hanno aperto Disney World, che c'era dentro all'interno di Disney World Billy Bob's, e praticamente questo signore venuto dall'America e ha importato il country. Da lì Virginia ne è venuta a conoscenza, ma dalla musique, dalle country classiques à le catalan style. Le catalan style, pour moi, a été une façon de s'exprimer de manière plus libre, de danser simplement, sans avoir forcément des pas bien précis et une académie très précis. Le catalan, c'est vraiment le honky-tonk, c'est la passion de la musique country, c'est danser librement, de pouvoir s'exprimer avec ses émotions et juste sur le feeling de la musique. Praticamente però è passata al catalan style quando ho avuto opportunità di conoscerlo, perché ha scoperto che è una musica, quindi un modo di ballare molto più semplice, molto più libero, perché è unicamente dettato dalle emozioni che ti danno non solo la musica ma soprattutto le parole. Quindi lei lascia libero il corpo e va e segue la musica. Peraltro questa passione, forse non l'ho detto prima, è venuta da questa sua grande passione per la cultura americana, non solo per la musica americana, per cui questi spazi aperti, il modo di vivere americano, quindi da lì è proprio data un'intera passione. Tu è un grand choreographe, come dire in francese? Choreographe. Choreographe, oui. J'appris, ok. E dans tout le monde, tu es connu dans tout le monde. E combien de temps pour créer un... Elle rit pour créer une chorégraphie. Alors, pour moi, une chorégraphie, déjà avant tout, c'est la musique. Les paroles sont très importantes. On ne peut pas écrire une chorégraphie sur des paroles qui ne nous parlent pas. La musique, le feeling, le tempo, le rythme. Donc, si je trouve une musique qui est belle, où il y a de l'émotion, où les paroles me parlent, ça peut venir très vite. Très rapidement. Ok, allora dice che praticamente lei appunto ascolta la musica e la musica deve darle delle emozioni, ma non soltanto la musica, le parole, perché diceva appunto che il catalan è trasmettere emozioni col corpo di quello che ha ascoltato. Se trova una musica che le parole di questa musica e anche ovviamente il brano musicale in sé le dà l'emozione che sente subito di getto, la coreografia avviene subito. Sì. Se no, tu hai dei problemi perché tu dois penser à ce que faire si la musique ne te parle tout de suite. Alors, si une musique me plaît, je pense, je réfléchis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. Je prends beaucoup le métro à Paris, beaucoup le train pour aller sur Paris. J'écoute de la musique tout le temps et quand une musique me plaît, je l'écoute. Et les pas me viennent dans la tête. Je rentre chez moi, je danse. Alors, je peux écrire des chorégraphies dans le métro et souvent dans ma salle de bain. Che je pense e je danse. È bellissimo. Dice che ascolta musica tutto il tempo e quando crea la coreografia, se la crea in testa, poi cosa fa? Quando
prende molto la metro a Parigi dove abita lei e per cui lei ascolta la musica e intanto in testa pensa ai passi che deve fare, a quello che esprime la musica. Poi molte volte crea addirittura in bagno, si vede che è il momento che è più rilassata. Ti capita di dimenticarti, ti oubli de tes coreografie, tu dois écrire quelque chose ou... Alors, je les écris, mais quand j'ai des pas qui viennent, je danse tout de suite, je filme pour ne pas oublier. Ah, parce que des fois, c'est des fois tout de suite, je suis dans ma salle de bain et je pense, alors je danse, je dis oh, vite, je dois filmer et je filme pour pas oublier. Per non dimenticarsi, giustamente, perché la musica va, preme, corre, lei si balla subito quando ha la coreografia in testa e si registra, così si ricorda i passi. C'est un vrai moyen de s'exprimer. Comme je disais, les peintres, quand on a de l'émotion, les peintres dessinent ou font des peintures. Un chanteur va écrire une chanson. Moi, je transmets l'émotion par mes pieds, par mes pas, par mon corps. Et j'ai besoin de danser pour exprimer les émotions que je ressens sur une musique. Lei dice giustamente che un pittore esprime la propria emozione attraverso la pittura, un cantante esprime la propria emozione attraverso una canzone. Lei ha proprio bisogno di esprimere le proprie emozioni ballando attraverso appunto la musica, lasciandosi andare, perché come diceva prima è questione di feeling. C'est ça. C'est vital. C'est vital. Allora io ti ringrazio davvero tanto. Merci de cette interview. Spero, ti auguro. Comme on dit en français, ti auguro. J'espère que tu. Je te souhaite que tu danses toujours et avec ton corps. Tant que les musiciens et les chanteurs feront d'aussi belle musique, on continuera à danser, bien sûr. C'est vrai. Se i musicisti e i cantanti continueranno a fare della bellissima musica, lei continuerà a danzare. Oui. Sì. Sì. Grazie di cuore, grazie a Virginie Verdù per il tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo per tutto e aspetteremo con gioia tutte le tue nuove coreografie. Grazie mille, merci beaucoup, thank you, goodbye. Ciao a tutti. Un grande personaggio davvero che mi è rimasta molto nel cuore e con la quale è nata un'ottima collaborazione. Infatti mi ha promesso che durante i suoi giorni, quando ha un po' di tempo, di libertà, mi registra dei videoclip anche solo per salutarvi e me li manda affinché io li possa montare nel nostro canale streaming che è partito i primi di agosto e che devo dire sta riscontrando molto successo. Come fate per vederlo? Basta che col cellulare, col tablet, col PC, dovunque siete, digitate www.countrylivetv.it e tutto il giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, potete stare con noi e godere di buona musica, ma non solo di quello, di interviste, di speciali, di manifestazioni, di eventi, di gossip, di tutto di più. Ovviamente, siccome io mi occupo di tre TV differenti, di tre discipline differenti, questo canale streaming è stato diviso in vari orari della giornata in base appunto al programma che viene trasmesso, per cui se volete seguire solo la parte di country collegatevi dalle 19 in poi di ogni giorno e state con noi per gustarvi queste puntate. Bene, proseguiamo e non può mancare la nostra magica rossa, abbiamo iniziato questo cammino con questo grande uomo di medicina che è Takansina e io ho tanto interesse nell'ascoltare che cosa avrà da raccontarci in questa seconda parte. Per tutti voi, l'ottava freccia, Sara Albanese. Un saluto a tutti gli amici di Country Live, benvenuti anche questa settimana all'ottava freccia. Avevamo iniziato a parlare la settimana scorsa un pochino di questo mio e vostro, perché vi porto con me, percorso attraverso quella che è la spiritualità nativoamericana e gli insegnamenti, i seminari di un vero uomo di medicina, di un vero sciamano nativoamericano. Stiamo parlando di Takansina, stiamo parlando di questo uomo di medicina della tribù Mandan, del popolo Mandan, Nord Dakota, e iniziamo oggi a vedere un pochino che cosa intende il nostro Takansina per spiritualità. Allora, prima cosa. Quando io gli ho parlato durante il mio colloquio privato, qui condivido con voi qualcosa di un pochino personale, ma tanto siamo solo tra amici per cui non lo saprà nessuno, allora la prima cosa che ho fatto è stato un po' raccontargli la mia vita, raccontargli anche un pochino quelli che erano gli aspetti un po' più problematici della mia vita, e gli ho detto: io guarda, in questo momento, guarda, perché loro si danno del tu, ok? Quindi indipendentemente dal fatto che
lui sia un grande sciamano e io un'umile creatura, per lui dice sempre siamo tutti uguali, tutti diversi ma tutti uguali, dall'animale fino al più grande sciamano, fino a... siamo tutti quanti uguali, ci si dà tutti quanti del tu. Non esiste neanche nella loro lingua la possibilità di dare del lei. E io ho detto, guarda, io mi trovo in questo momento con un desiderio di spiritualità, io non sono una persona religiosa, gli ho detto, però sto cercando anche attraverso quella che dovrebbe essere la mia religione, ma ho dei dubbi. E lui mi ha detto questo, lui mi ha detto, tu non hai bisogno di religione, nessuno di noi ha bisogno di religione. Mi ha detto, quando io sono andato da mio nonno, in Canada, al confine del Canada, io sono arrivato lì con un bagaglio abbastanza importante dal punto di vista religioso. Avevo studiato teologia, avevo studiato filosofia, e credevo fortemente in Cristo, in tutto quello che portava con sé la religione cristiana. E quando sono arrivato lì, io gli ho detto: io credo, io sono credente, tu mi stai parlando di tutte queste cose così immanenti, ma io credo alla religione cristiana. E lui gli ha detto: va bene, va benissimo. Va benissimo che tu creda, però credere ti serve a poco. Tu non devi credere, tu devi vivere la religione. Tu non devi credere a qualcos'altro che è lì e che quindi ti creerà sempre un dubbio. Tu devi sentire, devi percepire, devi vivere quella spiritualità dentro di te e allora non avrai più dubbi perché sei tu, perché hai il mondo intorno a te, perché non è qualcosa che dovrai spiegare. Ma è qualcosa che senti già vivo, che è assolutamente presente. Bisogna smettere di credere, iniziare a vivere, dice lui. La religione, che è una parola che non gli piace, lui dice la spiritualità, perché lui dice Dio, non importa che noi lo chiamiamo Dio, che lo chiamiamo Yahweh, lo chiamiamo Gesù, lo chiamiamo Allah, lo chiamiamo Wakantanka nel loro caso. La spiritualità dell'universo a cui apparteniamo è identica per tutti, e nel momento in cui la sentiamo dentro di noi, la nostra chiesa, la nostra religione, lui dice, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo nel nostro cuore. E per fare questo noi dobbiamo sentire, non con le orecchie, sentire con la percezione, sentire l'universo, sentirci in qualche modo parte, una parte di quell'energia vitale che è l'universo. E come si fa a fare questo? Con la sensibilità, con la percezione, con l'osservazione della cosa più piccola, anche del fiore più minuto che può contenere in qualche maniera il segreto ultimo dell'universo. Noi dobbiamo sentirci parte di tutto questo e per farlo dobbiamo fermarci, dobbiamo darci il tempo, ok, per poterlo fare, per poterlo sentire. Dobbiamo ascoltare le altre persone, ma ascoltare anche la natura. Dobbiamo meditare. Dobbiamo attingere a quelli che sono gli animali di forza, poi vi spiegherò che cosa sono. Non dobbiamo temere la morte. Lui dice: non c'è nulla da temere della morte. Che cos'è la morte? Se noi facciamo parte di questo universo, fa per me morire. È come vivere di nuovo. Mi ha dato questo esempio un po' sciocco, se volete, però io sono qui, lui mi diceva. Poi mi sposto in quella stanza per andare a mangiare, poi ritorno qui a parlare di nuovo con te e quindi mi sono solo spostato da un luogo all'altro. L'universo è l'edificio in cui ci troviamo e noi ci limitiamo a spostarci da vita a morte a vita di nuovo. Loro credono nella reincarnazione e quindi a un'elevazione della nostra spiritualità e via così dicendo. In questo scambio continuo di energie noi non ci perdiamo mai, ma ci eleviamo sempre di più. Fa quindi che cosa c'è da temere? In realtà non c'è nulla da temere. C'è questa celebre frase, spesso fraintesa, no? Tra i nativo americani, che dice oggi è un buon giorno per morire. Ma lui non intende che oggi è un buon giorno per andare a uccidersi come kamikaze in battaglia. Significa semplicemente che ogni giorno è buono per lasciare andare quelle che sono le nostre preoccupazioni, le nostre paure, compresa quella della morte, perché la morte non esiste. E ogni giorno dentro di noi muore qualcosa. Muore qualcosa di buono e muore qualcosa di cattivo. E ogni giorno rinasce qualcosa. Qualcosa di buono e a volte anche qualcosa di cattivo. Ma se non abbiamo paura della morte, a poco tutto quello che non va finirà per morire e uscire da noi, e se saremo positivi attrarremo soprattutto cose positive che rinasceranno. E quindi in questo scambio, in questo rinnovamento, come esiste il rinnovamento cellulare, esiste anche il rinnovamento dell'anima in qualche modo, alla fine riusciremo a raggiungere un livello migliore di comunicazione con gli altri e con l'universo. E lui conclude sempre con un saluto che
per le donne è Ae Mitakuye Oyasin e per gli uomini è Ao Mitakuye Oyasin. E questo Mitakuye Oyasin significa proprio siamo tutti parenti. Parenti in che senso? Siamo tutti legati, siamo tutti figli della madre terra e del padre cielo e quindi siamo tutti quanti uguali e siamo tutti insieme nel cercare di fare questo percorso verso l'universo e verso l'equilibrio. La prossima volta vi racconto degli animali di forza. Un bacione grande, ciao Titti, ciao a tutti! Sempre più interessanti queste pillole dell'ottava freccia. Un grazie davvero di cuore a Sara Albanese che è sempre con noi. Continuate a seguirla perché ha tantissime cose da raccontarci e ogni volta che ci regala una puntata si evince la sua alta cultura, la sua alta conoscenza, ma soprattutto la sua passione per questo grande mondo country. Ed ora passiamo ad un altro grande evento di quest'estate. Ho avuto già l'opportunità di mostrarvi uno speciale davvero generoso, ma durante la serata ho avuto l'opportunità di raccogliere qualche altro speech in qua e in là e mi sembra giusto riviverlo e soprattutto condividerlo con voi. Parlo del Savoniero Country Festival, sul palco due grandi band, questa è una band italiana, i Don Diego Trio, davvero fantastici e questo è un piccolo frammento della serata per tutti voi. Davvero carichi, energetici e incredibili questi grandi artisti sul palco del Savoniero Country Festival. Ma devo avere ancora qualche altro girato che vi proporrò nelle prossime puntate. Ed ora passiamo ad un'altra rubrica fissa della nostra trasmissione, che è l'appuntamento con il corso di Line Dance. Diamo la linea a Marilu Teseo di Italian Country Family e vediamo cosa avrà da insegnarci oggi. Another song. Everybody knows that it's not easy to find a way. It's just di nuovo insieme, amici. Allora, pensavo di insegnarvi un ballettino breve breve, nel senso che i tempi, i conti sono pochi, ma è un passettino un po' complicato perché 8 tempi di questo ballo sono di Applejack. L'Applejack lo avete già visto come passo, ve lo ha insegnato, mi sembra, Elisabetta del Texas Arizona. Quindi adesso noi facciamo questa coreografia, che è una vecchissima coreografia di cui non si conosce neanche il nome del coreografo, tanto per intenderci, ed è insomma, a parte l'Applejack, abbastanza semplice. Vi darò le spalle inizialmente, poi dopo comunque la vedremo anche frontalmente, ok? Mi giro. Allora, cominciamo facendo una serie di Applejack in questo modo. Tenete presente che inizio portando internamente il tacco
destro, quindi diciamo che tacco, scaccia, punta, ma questo l'avete già visto nelle lezioni che vi ha dato Betta. Allora, cominciamo. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. E torno in posizione centrale, ok? Adesso porto avanti il tacco destro incrociato sul piede sinistro e poi faccio un touch laterale. Quindi 1, 2, riporto avanti il tacco, 3 e touch sinistro, 4. Rifacciamo un attimo fin qua dall'inizio. Attenzione, 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4. Adesso mi devo girare di un quarto a destra. 5, 6, ho fatto nuovamente un tasto laterale destro. 7, incrocio davanti. 8, vado indietro. Rifacciamo fin qua. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudo, mancano due conti per chiudere la line dance. 1 e 2. La line dance è finita. Come vedete mi sono girata di un quarto, il che vuol dire che ogni volta che riparto col muro mi girerò di un quarto, quindi è una line dance su quattro muri. Resto su questo fronte così la vedete lateralmente. La faccio tutta, attenzione, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2. Di nuovo riparto, adesso mi vedrete frontale, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, ultimo fronte, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 e 2. Ok? Proviamo con la musica. È una polka, quindi abbastanza veloce, ma potete cercare polka un pochino più lente e magari poi pian piano aumentare la velocità. Adesso proviamo a farla con la musica. Perché l'Apple Jack sembra difficile da imparare, ma poi alla fine mi verrà naturale. Il ballo è divertente, non è complicatissimo una volta che abbiamo imparato a fare i nostri Apple Jack. Ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Un grazie di cuore a Marilu Teseo e questa bellissima lezione di line dance. Come dico sempre, seguitele tutte perché alla fine diventeremo davvero bravissimi, dei ballerini provetti in pista, su quelle bellissime piste di legno che sono proprio la caratteristica del country. Devo dire che quando sono presenzio a delle serate, il battere del tacco su queste piste di legno è davvero molto emozionante. Bene, proseguiamo, io ho un altro spaccato del Savoniero Country Festival. Era la seconda band, la special guest che veniva appunto dal Texas.
E loro sono i Mike and the Moon Pies, davvero davvero bravi, almeno a me sono piaciuti tantissimo, per cui per tutti voi Mike and the Moon Pies. Bene, dopo questo bellissimo live di questo grande gruppo voglio tornare a parlare di coreografie, di ballo, di questo grande evento che è stato il Crazy Bulls and Friends, dove numerosissime sono state le scuole che si sono avvicendate su questa grande pista di legno di cui vi parlavo prima, e questo è per regalarvi qualche momento emozionante di quel magico pomeriggio insieme. Where the pavement is.
worried as a nervous little nail. I'm walking with a dog and talking, and I'm never stopping. I ain't got the time to think about when I'll be back around. È davvero molto bello e molto coinvolgente vedere questi gruppi che ballano all'unisono, queste coreografie che constato di persona che non sono molto semplici. Ma come ho imparato seguendo questo ambiente, addirittura nel mondo del Catalan style, che è un mondo diverso dalla line dance, mi hanno specificato che la difficoltà delle coreografie è divisa in 4 sezioni: il facile, il medio, il complicato e quelle di Igor Pasin. E questo è uno slogan, ogni volta che si dice tutti si mettono a ridere, perché in realtà è un coreografo che avete conosciuto grazie a queste rubriche, che mi ha dato ampia disponibilità per raccontare il suo mondo, come è nata questa sua grande passione per il country. Però devo dire che quando fa delle coreografie sono davvero articolati e devo dire che richiedono tutto l'impegno dei ballerini che si buttano in pista per seguire i suoi workshop. Bene. Siamo quasi giunti al termine della puntata, però vi voglio lasciare con un altro grande artista che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere live all'Area Feste di Cavriago, Reggio Emilia. Lui è John Arthur Martinez. La cosa che mi piace di lui, a parte la sua bellissima voce, che in tutte le canzoni country che canta, in mezzo un pezzettino lo fa in spagnolo, e per me è una cosa davvero emozionante. Per tutti voi, John Arthur Martinez. On any moonlit night in old San Antonio, you can feel the amor down where the river flows. The mariachis play just like they did long ago, when there was love in the air in old San Antonio. No duerme la memoria, el paseo pasado. Yo te di mis promesas, las guitarras lloraban como cantaban nadie. Había amor más mejor en Ciudad San Antonio. Bailamos mi vida.
addirittura di arrivo di questa grande puntata dedicata al mondo country. Io vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, anzi mettete il vostro mi piace così potrete seguirci meglio. La pagina Facebook ha un nome un po' lungo, ma perché riassume le tre web TV tematiche dedicate al mondo della danza che seguo e si chiama Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Il nome omonimo è il nostro canale YouTube, anche lì iscrivetevi, è gratuito, ma sarete avvisati ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video, ed è sempre Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Mentre se volete seguirci, se volete stare con noi perché avete voglia di compagnia, di musica, di ballo e non solo questo, ma di simpatiche interviste, di momenti di grande divertimento, seguiteci sul nostro canale www.countrylivetv.it. Siamo in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi sicuramente troverete la rubrica, il ballo o la musica che vi piace di più. Io vi aspetto per il prossimo appuntamento, vi mando un bacio grandissimo e vi ricordo che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Ciao! You said-